una mia vicina, figlia adottiva di Marconia da ormai 29 anni, ma originaria di Correggio, provincia di Reggio Emilia. Ciao Fiorella, sei già andata a fare la spesa Sì, sono già stamattina? andata. Ti piace andare a fare la spesa? Sì. Un E quante volte alla settimana vai a fare la paio di spesa? volte alla settimana. Quali sono i piatti che ti riescono meglio? Beh, le paste, Le paste. i primi piatti. Perché? Perché non c'è bisogno di lievitazione, quindi Sono facili, è una eh? certezza. E invece cosa non ami Le cucinare? paste lievitate, gli Perché? impasti lievitati, perché non crescono mai, quindi mi ritrovo sempre delle suole. Ho capito. E cosa ci prepari oggi di buono? Oggi faccio le girandole al tonno, Ah. quindi cominciamo con la preparazione. D'accordo, allora ci mostri come Va bene. farlo. Prendiamo i vari ingredienti. Chi ti ha insegnato a cucinare questo piatto? E veramente l'ho preso da un giornale, Famiglia Cristiana, era una proposta che sembrava semplice e di effetto e quindi l'ho provata ed è riuscita. Di solito compri anche giornali di cucina. Prima li compravo, adesso frequento dei forum su internet di cucina e quindi ho abbandonato I i giornali. giornali, ho abbandonato i giornali. E questo piatto per quale occasione l'hai preparato la prima E la volta? prima volta l'abbiamo preparato, c'era una manifestazione a scuola, la festa, la giornata dell'albero, e quindi nella zona, essendoci le olive, abbiamo insomma, preparato questo piatto appunto perché negli ingredienti, il tonno, la maionese, c'è l'olio, C'è quindi l'olio l'abbiamo come elemento fatto base. questo come elemento base. Da bambina cucinavi? Facevo il budino, Il sì, budino? il budino è un ricordo di bambina di 6 anni che girava la crema sopra al fornello, quello è il primo ricordo Quindi in se cucina. chiedessi di associare un Il cibo budino, sì, il all'infanzia, il budino, budino. sì. E Ogni anche domenica si faceva il budino, prima di andare a messa ricordo che preparavo il budino budino al al cioccolato, sì. cioccolato. Quindi poi invitavi anche i tuoi compagni No, no, oppure rimaneva il dolce della della domenica. domenica. Il dolce della domenica. E hai altri ricordi gastronomici oltre al budino? E la pasta al forno che si faceva, le lasagne al forno che si facevano di domenica, poi altri piatti tipici della mia zona, insomma. Quindi. E alla cucina quando hai cominciato a dedicarti? Beh. In maniera Graduale. completa da quando poi mi sono sposata, perché era un obbligo così dover mettere a tavola marito e figli. Oggi pensi che sia cambiato qualcosa nel tuo modo di cucinare? Beh, ho integrato un po' la cucina mia emiliana con questa lucana, insomma, perché mio marito, essendo di qua, i piatti suoi li amava lo stesso, quindi ho imparato a cucinare ricette lucane, quindi abbiamo fatto una integrazione delle mie, delle Del sue e territorio. poi delle E varie quindi i regioni. piatti tipici del tuo territorio? Beh, ci sono le classiche lasagne al forno, ci sono i pissarei e fagioli, che sono una ricetta del Piacentino, ci sono i cappelletti, gli anolini, la torta di riso, Quindi il soprattutto primi. primi, sì, primi, Sì. ma anche il brodo è tipico, insomma, perché per fare i cappelletti bisogna fare un buon brodo con la gallina, con il manzo, col vitello, con tanti tagli di carne, quindi per fare un buon piatto di cappelletti in brodo ci vuole anche un buon brodo, quindi. Quindi ti ritieni brava nel cucinare? Non bravissima perché, ripeto, ci sono delle lacune che non Beh, riesco penso che col tempo si aggiustino i a piatti. colmare, però insomma, in linea di massima qualcosa riesco a realizzare. E ti piace confrontarti con altre persone per scambiare Sì, ricette?
Sì, mi piace perché appunto c'è uno scambio di ricette, uno scambio di suggerimenti, di consigli. Sì. E svegli i tuoi trucchi? Sì, non ho Tranquillamente. problemi. Sì, Non hai niente da non nascondere. sono gelosa dei miei trucchi. Pensi sia importante che vado a saper cucinare oggi? Beh, anche se non è prioritario, però insomma, mettere a tavola qualche piatto insomma, un pochettino più elaborato che due spaghetti con l'olio oppure una cosa magari precotta, insomma. Non dico che si debba stare in cucina perché i tempi di adesso non lo consentono, però insomma, saper fare qualcosina di più appetitoso, insomma, penso. E cosa pensi dei cibi pronti e veloci? Penso che per una donna che lavora siano un'alternativa valida, insomma, perché i ritmi di lavoro del giorno d'oggi sono quelli, quindi una donna che torna a casa dal lavoro logicamente può essere pronta a fare qualcosa come può non averne voglia, quindi se nel congelatore si trova un piatto pronto, ben venga, che poi diventi un'abitudine dopo magari insomma, non è positivo, però piatti sono anche buoni quelli congelati, però ripeto, la differenza si nota da un piatto fatto in In casa, da casa, uno esatto. precotto, quindi. D'accordo, grazie e possiamo cominciare con la La preparazione. preparazione di ricetta. Cominciamo con la preparazione. Gli ingredienti sono 4 uova, 70 g di mascarpone, 150 di tonno sgocciolato, un cucchiaio di maionese, capperi, sale, 2 cucchiai di farina, prezzemolo e olive come guarnizione. Incominciamo a dividere gli albumi dai tuorli. Dicevi prima che questa ricetta l'hai fatta in occasione Sì, del... l'abbiamo fatta alla scuola media dove andavano i miei figli. Ogni anno organizzava la festa dell'albero. Visto che la nostra zona Ricca è di ricca questo. Di di alberi alberi. di olivo, allora si è fatta questa festa a tema. E durante questa festa i ragazzi dovevano preparare dei piatti con ingrediente l'olio. Noi abbiamo fatto queste girandole e dopo che le abbiamo fatte, insomma, sono state assaggiate dai docenti della scuola alberghiera. E hanno valutato tutte le ricette presentate e la nostra Ha è vinto. risultata vincitrice, senza nessun merito, senza cosa, quindi insomma, ed è stata Un insomma, grande successo. stata gradita. Allora, adesso mettiamo un pizzichino di sale per aiutare il montaggio degli albumi che devono essere a neve, ben ferma. Procediamo. Tu usi olio d'oliva, Sì, solitamente? olio d'oliva, sì, olio d'oliva, olive raccolte nei nostri terreni e portate al frantoio con spremitura a freddo tradizionale. Quindi Quindi sappiamo questa condizione sappiamo l'olio quello che che mangiamo. mangiamo, sono olive locali, insomma, quindi anche se il nostro olio non viene considerato tanto per il lavoro che comporta, però insomma è sempre un ingrediente tipico della nostra zona da valorizzare. No, sono andata ad aiutare a stendere i teli e fare le
impronte più basse, però non mi sono mai arrampicata sopra agli alberi. Sono pronti. Gli albumi sono montati a neve ferma. Quindi adesso li mettiamo in una ciotola. Mi racconta che c'è vicino alla sua campagna gli alberi di olivo comunque sono diminuiti perché molti hanno sostituito questi alberi con frutteti, quindi di solito si riduce ad una produzione familiare dell'olio. Perché con i costi anche che comporta la raccolta e la delle piante alla fine poi la resa è se uno lo deve rivendere non ha nessun guadagno, perché la raccolta dell'oliva è molto faticosa e la potatura pure, quindi alla fine se uno dovesse vendere l'olio attualmente qua 5 euro al litro pagano l'olio, ma chi lo coltiva non ci guadagna niente, quindi uno a un certo punto decide di mettere delle coltivazioni più redditizie. Ecco, adesso invece dobbiamo sbattere i rossi. Sbattiamo i rossi, i tuorli. Amalgamare bene. E una volta amalgamata si aggiungono gli albumi montati a neve in precedenza. Bisogna amalgamare in senso circolare dal basso all'alto per non smontare l'albume che deve rimanere soffice. Nel frattempo avremo acceso il forno. Sì, a 180 gradi inforneremo questa frittata, diciamo, per 10 minuti. Aggiungiamo un pizzico di sale. Prendiamo la leccarda del forno,
stendiamo un foglio di carta da forno, se non si vuole sporcare la teglia, ma risulta anche più agevole per sfornarla, non è una questione di pulizia, è proprio questione di praticità dopo. Con il burro facciamo un sottile, sì, qua siamo obbligati con il burro perché l'olio non impedisce di attaccare l'ingrediente. Spargiamo con un po' di farina. Procediamo alla stesura dell'impasto. Bella cremosa. Sì. Immagino di mangiarlo così. No, beh, se fosse dolce forse. Se fosse dolce forse sarebbe, però visto che è un impasto salato. Se c'era lo sbattitore. Forse è meno difficoltoso che lo sbattitore, invece la raccolta qua dentro è un pochettino più elaborata. Però. A questo punto adesso lo inforniamo per 10 minuti. 10 minuti. Minuti, l'impasto è pronto, possiamo togliere. Questo
questo viene servito come antipasto? Sì, è un antipasto, oppure anche una cena così veloce. Ecco, adesso dobbiamo scottarti, dobbiamo procedere all'avvolgimento, che sarebbe la fase più complicata. Sì, allora, capovolgiamo e dobbiamo staccare la carta, e una volta staccata dobbiamo procedere a dargli la forma, deve prendere la forma, insomma. Quindi adesso deve stare a riposare, insomma, un quarto d'ora, una mezz'oretta, il tempo, insomma, che si raffreddi, che si raffreddi. Procediamo adesso con la preparazione del ripieno. Allora, dopo aver sgocciolato il tonno, lo versiamo nello sbattitore. Aggiungiamo la maionese, il mascarpone, due o tre capperi, poco sale perché i capperi sono già salati di per sé, e andiamo a frullare. Deve risultare una crema. Allora, noi abbiamo fatto il ripieno e questa è la consistenza della crema ottenuta. Quindi questo è l'impasto di tonno, mascarpone, maionese e capperi. Prezzemolo, sì. Quindi questo deve avere questa consistenza, e con questo farciremo la frittata che abbiamo cotto nel forno appena sarà fredda. Adesso all'assemblaggio, ecco, stendiamo un po' di ripieno e lo consumiamo tutto. A questo punto, dopo aver steso il ripieno, procediamo in questo senso e arrotoliamo. Questo è il salame ottenuto, diciamo. Quindi, una volta ottenuto questo, lo rimettiamo in frigorifero e lo lasciamo riposare affinché si assesti, per poi tagliarlo in maniera, insomma, compatta, perché adesso sarebbe un pochettino fragile. Riprendiamo il salame che abbiamo preparato in precedenza, che abbiamo messo, e questo è il risultato finale, diciamo, dopo la seduta in frigorifero. Quindi a questo punto dobbiamo procedere nella decorazione, nella preparazione sul piatto. Nel taglio, ecco, facciamo delle fette larghe un centimetro.
e lo affettiamo. Lo affettiamo. L'impasto deve essere bello compatto, perché altrimenti, se non fosse stato messo in frigorifero, il ripieno dentro sarebbe fuoriuscito e quindi avremmo avuto un po' di spatascio. Lo sistemiamo sul piatto di portata, cerchiamo di dare, insomma, un aspetto anche, insomma, scenografico così. E adesso poi lo possiamo decorare con qualcosa, con rondelle di oliva, qualche sottaceto, insomma qualcosa giusto per creare un pochettino un decoro. Poi ognuno si sbizzarrisce come crede, con delle cipolline, con qualcosa, un sottaceto colorato, una carotina, insomma, qualcosa per creare un pochettino più vivace. E questo. Poi si rimette in frigorifero fino al momento di servirlo. Questo può essere presentato sia come antipasto, oppure anche una cena, perché, ripeto, avendo le uova nell'impasto, avendo il ripieno di tonno e di mascarpone, sono tutti elementi che anche per una cena saziano, ed è una cosa anche stuzzicante per chi magari... E poi va servito con un vino... E poi come... Si usa un vino bianco frizzante, giusto perché è un piatto a base di uova, leggero, e quindi ci vuole una nota frizzantina. Quindi questo è il piatto terminato. Della nostra farina. Una cosa così, giusta. Questa per una dose per 4 persone, quindi... Anche di più, Beh, è proprio allora uno stuzzichino. Cioè, se uno magari lo usa come cena, per 4 persone va si bene, mangia. Però se uno lo mette invece in un antipasto insieme ad altre cose, insomma, serve a più persone, insomma. Una girandola ciascuno, insomma. Sono appetitose, il ripieno è appetitoso e quindi stuzzica anche a prenderne più di una. La nostra tavola è completata, il nostro piatto è in bella vista sul tavolo. Questo piatto è accompagnato anche da dei panini farciti con delle olive e tutto questo viene servito con un vinello bianco frizzante. Grazie Fiorella. Grazie a te. Speriamo che sia riuscito. Adesso possiamo mangiare. Buon appetito. Grazie.